sono le Love Surprise Confetti Pop Monster. Sì! Oddio, ci abbiamo già l'ansia. Va bene, per questa splendida avventura di oggi, nel senso di questa bellissima apertura di oggi, abbiamo un po' di gente da presentare. Allora, abbiamo la nostra mitica, unica, Pasta Lurica! Sì, ciao! Eccoci. Poi, chi gli va appresso? Maria Antonietta! Sì, ciao! E poi, ex Monster, vi ricordo che era una Monster. E poi abbiamo la nostra Vintage, gemella morta di Shiny! Sì, ciao! La terza gemella morta di Shiny, Tamara. È vero, c'è ragione. Ciao! Lei non può mancare. Poi abbiamo la nostra new entry, che è Psichedelica Cicata. Eccola qua, sì, ciao! Quanto è bella! Cioè, oddio, gli occhi fanno un po' impressione, ma per il resto sei veramente carina. Ok. E poi abbiamo il nostro trittico. Una, due e tre. Sì, il nostro trittico Ictus. Paralictus, Ictus e Trictus. Ragazzi, mi viene da ridere io. Va bene, intanto le salutiamo, ciao belle. E andiamo con la nostra new entry, che sarà una nuova new entry, la nostra apertura della nostra Confetti Pop Monster. Allora ragazzi, vediamo un po' cosa andiamo a trovare qua. Allora, sì, vabbè, si apre come si apre. Oddio, ha cambiato anche l'indizio delle Confetti Pop. Non è più insulso. Cioè, magari è insulso lo stesso. Cherry Bomb. Magari è insulso lo stesso. Però almeno non è più lo stesso solito che trovavamo sempre, insomma. Andiamo col secondo strato. Vediamo cosa ci propone il secondo strato. Sì, vabbè, questo si apre come c'ha voglia lui di aprirsi. Ormai ci siamo abituati alla storia. I nostri adesivi, sì, vabbè, c'ho paura, se più si avvicina più c'ho paura qua, vi ricordo che questa è una Confetti Pop Monster. Abbiamo il terzo strato, andiamo a vedere. Non si aprirà mai sto terzo strato. Eccoci qua, non c'è niente nel terzo strato. Poi abbiamo il nostro qua, il nostro cosetto qui, via. Ci hanno messo anche il coso qui, ci hanno messo. Ma allora sta diventando una cosa seria. Beh, è chiaro che non si venga, che non venga via come nelle LOL confetti normali. E anche la ruota. Gira la ruota. Gira la ruota. Tira fuori i sacchetti anche tu, delle Monster, tira fuori i sacchetti e vedrai che ti diverti anche tu. Ciao, apriamo. Ale, qua si sfascia tutto ogni volta. Tira fuori il sacchetto, tira fuori il sacchetto. Qua ci sono delle scarpine. Vabbè, questo è il sacchetto magico, lo conosciamo, che dentro, che tu da fuori vedi in un modo, poi tiri fuori la scarpina e la scarpina magicamente è rosa. Bellina rosa, sì, rosa ci piace, assolutamente. Sembrano molto carine queste scarpine rosa. Sì, ci piacciono. Mamma mia, più si avvicina più c'ho paura. Chiudiamo. Gira la ruota. Aiuto, gira la ruota. Delle Monster insieme a me. Tira fuori il sacchetto. Tira fuori il sacchetto. E vedrai che ti diverti anche tu. Vabbè ragazzi, qua si sfascia tutto perché non si riesce a tirare fuori il sacchettino. Eccolo qua, il biberon. Vediamo di che colore è il biberon. Che bello! Certo, è un rosa che non ci accucchia niente con le scarpe. È un lilla più che un rosa. Sì, un lilla chiaro. Voi lo vedete un po' più scuro, ma è
pelino più un rosa lilla, ecco. Molto carino. Cioè, li mettiamo dentro l'ambaradan qui. Poi gli rimettiamo quest'altro. Gira la ruota e tira fuori i sacchetti anche tu. Dov'è l'altro sacchetto? Eccoci qua. Tira fuori il sacchetto. Tira fuori il sacchetto. E vedrai che ti diverti anche tu. Oh mio Dio, cosa c'è qua dentro? Non si capisce proprio nulla, lo sai. Oh mio Dio. Allora, rimettiamo a posto questi. Ma ragazzi, io ho trovato solo tre sacchetti. Adesso vediamo se... Adesso tiriamo fuori questo che c'è in questo sacchettino e poi vediamo se c'è nell'altro, questo che ci manca, se c'è l'altro sacchettino. Allora, qua c'è dentro il vestitino, credo. Ovviamente qua appare di un colore stranissimo, lo tiri fuori. Mamma no, ragazzi, questa è un'indecenza. No, vabbè, questa è un'indecenza. Cioè, ma a parte che puzza terribilmente, no? Scusatemi ragazzi, perde anche, cioè è unto. Queste salviettine intime sono qui perché le uso per il fimo. Cioè è unto, eh. Ma chi è che mette sta roba? Solo una Monster può mettere sta roba laccata qua. No, vabbè. Indecente, la cosa è indecente. Ciao, vediamo se c'è un altro sacchetto qua da aprire, perché io non ho capito. Aspetta, ma smontiamolo un po' così. Smontiamo tutto. No, altri sacchetti, ragazzi, non ci sono, però vedete che qua c'è una cosa incastrata che non verrà mai via. Cioè, tu dimmi a me come faccio a tirar fuori sto robo io. Oddio, ma come lo tiro fuori io sto coso? Eccoci. Oh no, vabbè. Ragazzi, questo lo sappiamo chi è. Aspetta, aspetta che vado a prendere un attimo la checklist delle confetti pop. Sono qua, sono qua. Cioè, dovrebbe essere Show Baby. Ma va. Ma quando mai? Vediamo che Show Baby c'è qua dentro. Allora, intanto abbiamo spaccato tutto. No, dai, rimettiamoli. Così siamo sicuri che c'è tutto. Tanto non abbiamo fretta. Voi avete fretta? Io non ho tanta fretta. Sì, sono curiosa di vedere cosa c'è dentro la confetti pop, per carità. Però dai, non mi sembrava bello averla così smontata. Allora, gli mettiamo a posto tutte le sue alettine qua, eccoci. Adesso facciamo pop. No, non facciamo pop. Pop, pop. Allora, qui abbiamo. Adesso arriviamo anche a te, che già dalla faccia. Qui abbiamo la confetti, la checklist dei confetti pop serie 3 Wave 1. Infatti è la Wave 1, effettivamente. Dovrebbe essere questa, ma quando mai? Vabbè, io non ho parole. Allora, intanto mettiamo via tutti sti. Il tuo vestito, ragazzi, fa. Vabbè, adesso veniamo anche al vestito. Allora, mettiamo via i coriandoli. Hanno usato tre colori diversi. Non sono malvagi sti coriandolini, dai. Azzurri, gialli e rosa color pastello, dai, non sono malvagi. Ma veniamo alla nostra Monster. Oddio, ma sempre più basse ste Madonna. Ma questa no, ma questa c'è dei seri problemi. Cioè, ma dai, ma ragazzi, ragazzi, io non ho parole. Cioè, ma dai, guarda. Ma
tu non sei storta, te c'hai proprio torcicollo, che c'hai? Torcicollo te, mi viene da chiamarti, perché sei completamente storto, cioè il collo non resta dritto, capito? Cioè, guardate, infossata è! Infossata, ti chiamo infossata, ti chiamo, dai, forza! Oh mio Dio, ma era partito tutto bene, i biberon bellissimi, le scarpette stupende, ma questo io come te lo metto in testa, fammi capire. Ma poi si sono abbassate ulteriormente, cioè la salva che c'ha la chioma alta, ma per il resto ragazzi guardate quanto è bassa. No vabbè, bassotta infossata, no bassotta ce l'avevamo già. Infossata, piccola infossata la chiamerei io. Vabbè, allora mettiamogli sto outfit che fa proprio pena sto outfit. Non so neanche se ti entrerà sto outfit, perché c'è dei seri problemi al collo. Aiuto. Vabbè, il vestito diciamo che ti entra, ok? Resti comunque con dei seri problemi. Hai comunque dei seri problemi. Dopodiché, poi sono sempre più basse. Ma io non ho capito. Ma perché le fanno così basse ste monster? Oddio, le scarpine sono veramente carine. C'hai anche un po' le gambe storte. No, ma il problema principale di sta LOL è il collo, come potete vedere. Piccola, come la chiamiamo a questa? Piccola infossata. Sì. Poi mettiamogli sta... Dove te lo metto io sto coso? Non ti ci sta in coccia. Non ti ci sta. Allora, te rimani piccola infossata. Perché ragazzi, c'è dei seri, serissimi problemi qua al collo, come potete vedere. Cioè io cerco di sistemarla, ma lei, questa è la sua posizione ideale, ecco. Scusate, niente, in più è più bassa delle monster, cioè guardate con la monster Maria Antonietta, cioè ma lascia stare i capelli. Però ragazzi, cioè, guardate quanto è piccolina, è piccolissima, piccola infossata, tu ti chiamerai piccola infossata, mi spiace tesoro, ma e... vabbè, ma il vestito ti sta anche bene, perché comunque lì là sopra sta in tinta con i tuoi capelli, però vabbè, piccola infossata ragazzi, lei è piccola infossata, va bene. Abbiamo trovato piccola infossata e niente, io a questo punto vi saluto. Ne dovrebbero arrivare altre due di Monster, speriamo che arrivino presto, così la prossima volta ne apriremo ancora. Io vi saluto dalla piccola infossata e alla prossima, ciao!